A livello nazionale c'è un dibattito molto intenso attorno al cibo, anche il ministro Martina ovviamente gli dedica molta attenzione. Lei poco fa ha detto che bisogna reintrodurre il valore d'uso e non il valore di scambio per la terra. Ce lo può spiegare? Beh, penso questo, siamo di fronte a un cambio di civiltà. Da una parte abbiamo una competizione fortissima, i prezzi in Europa e in Italia dei prodotti agricoli stanno calando. L'Europa, come ha detto il governatore Draghi, il presidente della BCE, ha un problema di deflazione, quindi i prezzi scendono, che sembra così per le famiglie, per chi fa la spesa, dice, ma questa può essere una buona notizia. In realtà questa può essere l'anticamera di una catastrofe, perché i prezzi, diciamo, debbono essere comunque un pochino in linea per essere a un aumento, diciamo, programmato di un 2-3% di inflazione, in modo che questo possa consentire una distribuzione della ricchezza migliore, e in particolare i prodotti agricoli stanno crollando per una serie di ragioni, naturalmente grazie anche alla globalizzazione, che da una parte fa uscire letteralmente milioni di uomini e donne dalla povertà e quindi producono cibo che mandano nei paesi e nei mercati occidentali, ma dall'altra anche per alcune carenze e difficoltà dell'Europa a rispondere a questa fase, e quindi siamo proprio di fronte a un cambio di civiltà. Le terre, in questo senso, ecco perché ho introdotto il concetto di valore d'uso e non di scambio, sono un bene strategico, e sperando di essere chiaro, non sono riproducibili, non sono un bene che si può produrre in fabbrica. La terra è un dato finito, non ripetibile, quindi tanto più lo sottraiamo all'agricoltura, tanto più avremo dei problemi. Non a caso in questi mesi, do un numero preciso, in Africa si sono venduti 80 milioni, pensate, 80 milioni di ettari di terra agricola, che è stata comprata letteralmente dagli stati, dalla Russia, dalla Cina, dall'Indonesia. Perché? Non per fare case, ma per fare cibo, perché in sostanza il cibo e l'acqua torneranno strategici, perché il mondo cammina lentamente verso gli 8 miliardi di uomini e di donne. E questo poi porta anche a un grande problema: mentre abbiamo ancora circa, purtroppo, 10.000 bambini ogni giorno muoiono di fame, noi abbiamo dall'altra parte uno spreco alimentare straordinario. Allora, siccome le terre servono a produrre cibo e sono una carta da giocare per l'Europa e per l'Italia, l'importante è che le terre pubbliche vengano intanto preservate, cioè mantenute per le future generazioni, in mano al potere pubblico, affinché vengano usate e lavorate a fini agricoli. Il valore d'uso cosa significa? Che queste terre, finché vengono usate, così come abbiamo fatto noi con il nostro bando delle terre, non ci sono problemi, possono essere lavorate anche per generazioni, purché mantengano l'uso agricolo. Se questo uso agricolo cessa, non possono essere oggetto di compravendita, altrimenti ci priveremmo di un bene fondamentale, e quindi non di un valore di scambio, cioè io mi vendo la terra. Quindi le assegnazioni devono essere assegnazioni in affitto di questa terra. Nessuno di noi pensa di non può vendere la casa dove abita, no? E la casa dove abita di per sé sì, può valere X, ma ha anche un valore più decisivo, cioè è la casa dove si vive, e quindi ha un valore d'uso più che di scambio. Così è la terra, e ecco perché il nostro bando ha avuto un enorme successo, perché ha riaperto un dibattito, direi, una volta si può dire, internazionale, perché ha reintrodotto il valore dell'uso di queste terre, che sono uno strumento anche per uscire da questa crisi durissima, e quindi ci può consentire di produrre in maniera più intelligente. In questo senso noi abbiamo già assegnato 2 lotti, come è noto, adesso le commissioni hanno finito gli altri 6, quindi prima di Natale assegniamo gli altri 6 lotti, e quindi andremo a un totale di 350 ettari. E stiamo dando un contributo a questo dibattito, anche il ministro Martina sta raccogliendo, per costituire questa banca delle terre pubbliche, che secondo me sarà una grande novità per quella che io chiamo un nuovo umanesimo economico-sociale.